Ma adesso è il momento di fare un viaggio in uno dei borghi più belli, a mio avviso, proprio della mia terra, della Toscana. E chi c'è? Ecco, ci avviciniamo. E chi c'è? C'è la nostra Gloria Aura Bortolini. Sono nel cuore delle Alpi Apuane, precisamente a Colonnata, una piccolissima frazione di Carrara. La storia di questo borgo è scolpita nel marmo che viene estratto dalle cave tutto attorno alle case. Le origini di Colonnata risalgono al I secolo a.C., quando i romani crearono le prime cave per l'estrazione del marmo che veniva portato a Roma per abbellire monumenti e palazzi con quelle famose colonne da cui forse il borgo prende il nome. Ed ora visito il Cava Museo, dedicato ai cavatori, perché la vita da queste parti è sempre stata in funzione delle cave, quindi raggiungo Walter, il nipote dell'ideatore di questo posto. Ciao Walter! Ciao Gloria! Possiamo parlare di legame quasi viscerale tra le persone del posto e le cave? Parlare di cave, parlare di famiglia in questa località, che qui siamo a Fantiscritti, è un rapporto imprescindibile, una storia di una città che lega la sua storia ai suoi uomini che provengono da queste montagne e che hanno reso grande la città di Carrara. Si apre al pubblico nel 1987 per volontà di mio nonno, Gualtiero Walter. In questo museo racconta la sua storia, ma la storia di tante famiglie che hanno vissuto di marmo e che hanno lasciato anche tanti uomini per la strada. Mi fai vedere come vivevano i cavatori? Certamente, vieni. Andiamo. In questa stanza, te ne renderai conto, ci vivevano 13 persone. Come vedi non c'è la cucina, non c'è il bagno, è un solo letto. E queste? Queste scarpe sono tangibili, si vede quanto quest'uomo ha dovuto soffrire per portare a casa la pagnotta, chiamiamola così, tenendo insieme suole e tomaia col fil di ferro. E dovete sapere che i cavatori fino a 50 anni fa a lavorare ci vanno a piedi, quindi scordiamoci i mezzi attuali. Ciao Anna! Ciao! Allora, oggi sarei la mia guida. Benissimo. Mi porti a conoscere Colonnata? Volentieri, andiamo su di qua. Ti seguo. Ma qua ogni dettaglio è fatto di marmo, no? E quindi dalle fontane, le balaustre, anche le scale delle case. Questa è proprio una caratteristica che si respira qui attorno. È magico. Puoi andartene senza aver assaggiato un po' di lardo e questa è una tappa obbligata. Un must. Esattamente. Andiamo. Per dire, buonissimo. Che meraviglia queste cartoline della nostra Gloria Aura Bortolini. Brava Gloria. Brava.